Давай, 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 с первых минут. Заха, сразу проще, пам, пам, давай. Allora, si sono caricate le due squadre e adesso è tutto pronto per l'inizio di questa seconda sfida. Primo pallone sarà per il Borussia Dortmund. Si aspetta anche l'inizio dell'altra partita. E adesso prova a manovrare Sibirski. Buon tentativo da parte di Khabarov, ma chiude il Borussia Dortmund, che si guadagna una rimessa dal fondo. Ancora un tentativo da parte del Krasnodar. Pallone che però sfugge al numero 26, Rizkov. Ancora dietro per il portiere, che deve andare al rilancio, dove arriva ancora prima il Krasnodar. Rimessa laterale in favore dei tedeschi. Ancora un'ottima chiusura da parte del Borussia Dortmund. Manovrare ancora la squadra tedesca, però riesce a intervenire con il numero 17 Khabarov. Ancora il tentativo in profondità verso il numero 26 Rizkov. E si parte, si riparte dal portiere del Krasnodar, poi col 53 Larionov, ancora per Zakharov, prova a correre il numero 21 Sibirski, viene fermato da Luke Dabrowski. Ancora Borussia Dortmund che prova a farsi vedere con il numero 9. Dalgic, poi si va da Sibirski, centralmente
Rizkov. Ancora Krasnodar con il tocco per il bellissimo movimento da parte di Sibirski, area di rigore. Attenzione al controllo in area di rigore da parte del 26 Rizkov, che non riesce però a buttare il pallone in rete perché c'è l'ottima interdizione da parte del numero 13 del Borussia Dortmund. Ancora un tentativo da parte del Borussia Dortmund, sempre con il numero 13. Ancora il Krasnodar con Larionov. Ancora Larionov. C'è il movimento da parte di Khabarov. Si va in profondità da Rizkov, che ha avuto la più grande occasione per la bellissima azione del numero 21 Aleksandr Sibirski, che adesso vedete impegnato nel tentativo di recupero del pallone. Sesto minuto, 0-0 tra Borussia Dortmund e Krasnodar. Sicuramente meglio il Krasnodar. Qui intanto Dabrowski chiude bene sull'attacco, anzi si conquista pure un calcio di punizione. E allora si va dal portiere Robin Lisewski. Ancora Lisewski. Il suo rinvio a cercare e trovare il numero 13 del Borussia Dortmund. Poi con il 17 Khabarov. Deve allontanare dalla propria area di rigore il Dortmund. E riconquista palla Glowacki. Per la rimessa laterale per il Krasnodar. Che ha avuto un'occasione ghiottissima con Rizkov, che ben aveva controllato, ben aveva calciato, ma ha trovato l'opposizione di un difensore del Dortmund. Ora Larionov, pallone largo per Khabarov. Altra rimessa laterale per il Dortmund. Col tocco centrale si muove molto bene il numero 10 Gürpütz. Prova a fermare il pallone Sibirski. Rizkov, ancora una buona azione da parte del Krasnodar. Qui non passa Umnikov e allora recupera il Dortmund. Allarga il gioco a sinistra, centralmente vince un rimpallo. Ma è bellissimo ancora il gioco di gambe da parte di Khabarov. Rimessa laterale con Gürpütz, che recupera attaccato però da Umnikov. Si prova a giocare a destra adesso il Dortmund con il pallone, che in qualche modo riesce a tenere vivo il 19 Dustin Plöger, e si guadagna anche un corner. Salgono i centimetri dei difensori centrali.
recuperato con il destro, tentato dalla distanza. Senza problemi il portiere Daniel Lacoste, la doccia. Poi si va ancora da Umnikov, che cambia gioco sulla destra, prova Khabarov a coordinarsi per rimettere al centro il pallone, non ci riesce e allora rimessa laterale per il Dortmund. Ancora Dortmund che prova a recuperare un pallone ma lotta in mezzo al campo il Krasnodar con Umnikov che si conquista il possesso e un calcio di punizione. 10 minuti, sempre 0-0, si vedono pochi gol qui sul campo A. Ancora Umnikov si libera bene con il sinistro, poi allarga ma il pallone è leggermente corto, prova a impegnarsi a tenerlo vivo Sibirski, ma chiude il Dortmund con un tocco in profondità. Adesso una buona azione, questa in contropiede da parte del Borussia Dortmund. La rimessa laterale è sempre in favore dei tedeschi, con numero 13 che va a rimettere in gioco il pallone, poi riconquista in mezzo al campo Zakharov. Glovatsky, ancora Zakharov, prova ad andare via di slancio ma si trascina il pallone in rimessa laterale. Controllo così così da parte di Dalcic e allora riconquista palla. Ancora il tentativo di Sibirski, sicuramente il migliore del Krasnodar in questo primo tempo. Si conquista una rimessa laterale anche per l'ottima chiusura da parte di Dabrowski. Rimessa laterale per il Krasnodar a 30 secondi dal termine del primo tempo, controlla Zakharov, cambia gioco molto bene sulla destra dove c'è Khabarov, viene però pressato dai difensori del Dortmund che riconquistano un ottimo pallone, un po' lezioso qui però il 13 del Dortmund e allora si conquista un calcio di punizione che va a battere il numero 18 Shayan Sadeghi. Krasnodar che recupera palla solo per un attimo perché arriva il duplice fischio dell'arbitro, finisce 0-0 il primo tempo tra Borussia Dortmund e Krasnodar, a tra poco. Secondo tempo di Borussia Dortmund-Krasnodar 0-0 dopo i primi 12 minuti. Meglio il Krasnodar. Adesso manovrano i tedeschi con il tocco dietro per Robin Lisewski. Buono il lancio laterale, poi il tacco tentato da Dalgic. Dabrowski chiude numero 4 del Krasnodar, Glovatsky, e rimessa laterale. Per i russi del Krasnodar. Давай быстрее, быстрее, на руке. Давай, давай.
Glovatsky verso Zakharov, altra rimessa laterale. Glovatsky cerca Sibirsky. Arrivano gli applausi da parte dell'allenatore del Krasnodar. Ancora un tentativo da parte del Borussia Dortmund, fermato però con un fallo. Ricomincia allora il Krasnodar da dietro con il numero 53 Larionov. Prova a controllare Zakharov, che poi lascia per allora la rimessa laterale proprio a Larionov. Ancora in profondità chiude molto bene il numero 18 Sadeghi. Altra rimessa però per Zakharov. Umnikov. Si lotta per il possesso, alla fine la rimessa per il Dortmund. La Doka va in profondità dove arriva il colpo di testa di Sadeghi. Prova a controllare in area di rigore ancora Zakharov. Anzi il numero... Un altro pallone centrale. Recupera un ottimo pallone il Krasnodar, poi lo riperde. Allora prova il Dortmund ad andare in ripartenza con il numero 10 Gürpütz davanti al portiere. Arriva però la bandierina alzata dell'assistente, fuori gioco, gol che non vale. Il Krasnodar sta per entrare Roman Yatsenko e adesso c'è questo rilancio dove può andare ancora la squadra russa. Tentativo verso Sibirsky con il pallone decisamente troppo lungo anche per un giocatore rapido come il 21 il Krasnodar. Prova a pressare alto Khabarov. Tentativo dalla distanza e poi recupera palla il Dortmund, ma solo per un attimo. Attenzione Sibirsky, prova a arrivare su questo pallone, evita la rimessa laterale, anzi no, il numero 17 Dabrowski. Glovatsky. Ancora Sibirsky che però rientrava dal fuorigioco, si alza la bandierina e allora arriva il fischio dell'arbitro. Ecco l'allenatore del Krasnodar, sesto minuto, sempre 0-0. Ближе! Я центр!
Adesso il Borussia Dortmund fermato da Sibirski, che adesso prova a tornare sul pallone, poi però c'è Dabrowski. Ottimo intervento da parte di Larionov. Allora attenzione Sibirski, che prova ad andare il pallone centrale per Zakharov. Zakharov perde il contrasto, lo vince invece il Dortmund, che adesso si butta dall'altra parte con questo tentativo largo da parte di Aydin. Ancora dentro, chiude bene poi Krasnodar, che prova a recuperare il pallone. Attenzione Sibirski, può andare in velocità, il colpo di testa in chiusura perfetto da parte del difensore del Dortmund, con questo tentativo che abbiamo visto prima. Ola Glowacki ancora dentro. Poi Zakharov, attenzione, limite dell'area, il tentativo largo con il recupero palla da parte di Yatsenko. Forse un fallo al limite dell'area. Dieci minuti, ancora due alla fine di Borussia Dortmund Krasnodar, il colpo di testa da parte di Tretiakov. Poi il recupero palla molto buono, Sibirski prova ad andare lui, ancora Sibirski, in mezzo c'è Yakumin, ancora Sibirski, alla fine ferma tutto il Dortmund. Poi però c'è un altro buon break da parte di Glowacki, la rimessa laterale con un fallo però secondo l'arbitro. Lisewski. Prova a conquistare nuovamente il pallone il Krasnodar, prova a farlo con il numero 11 Glushchenko, però commettendo fallo. Riconquista il Krasnodar. È uscito il pallone, rimessa laterale a 1.30 dal termine. Glowacki verso Glushchenko. Numero 11 guarda al centro, il tentativo è verso Yakumin, ma c'è la parata molto buona da parte di Lisewski. Si torna a sinistra dove c'è Nzeba Bost. Glushchenko prova ad arrivare, Dortmund controlla con Gürpuz. Poi Nzeba Bost con un rimpallo a favorire il Krasnodar, con Glowacki in profondità verso Yakumin, ma c'è la parata di Lisewski.
Adesso si va da Dabrowski, centralmente il pallone per Redzic, recupera però ancora il Krasnodar. Glushchenko centralmente, la bella azione da parte del 25 Semenchenko, poi a Yakumin in area di rigore, la sterzata, Yakumin cerca dentro un pallone molto molto interessante sul quale si avventa Semenchenko che non trova però il pallone. Bella azione da parte del 30, Thomas Yakumin. Attenzione a Glushchenko, altra azione, forse l'ultima. Yakumin controlla benissimo, poi però si fa soffiare il pallone da Raman. E allora ricomincia il Dortmund con Aydin. Largo per Nazabusht e alla fine arriva il suo tentativo di cross col pallone che esce. Anzi no, lo tiene in campo bene il Krasnodar, allora regala un'altra azione al Dortmund. Adesso con Dabrowski che mette al centro, non trova l'impatto con il pallone, poi ancora Gurpuz, prova a calciare lui, la parata a terra perfetta di Ladoka. E finisce 0-0 anche la partita tra Borussia Dortmund e Krasnodar.